Ciao ragazzi, bentornati sul canale Gaming Now. Cominciamo, come potete vedere dalla schermata, il gameplay del videogioco Wolfenstein The New Order. Spara tutto in prima persona, seguito del videogioco Wolfenstein, uscito nel 2009. Per chi non avesse visto appunto i gameplay, andatevi a vedere i gameplay che ho fatto su Wolfenstein. Un ottimo sparatutto in prima persona, ambientato in una cittadina tedesca chiamata Eichenstadt, durante la seconda guerra mondiale, quindi nel 1940, negli anni 40, insomma, no? Del 1900. Questo nuovo capitolo della serie ci porta invece qualche anno più avanti, sempre impersonando il soldato americano BJ Blazkowicz. E sempre nel tentativo di combattere e sconfiggere i nazisti. Allora, la schermata principale di Wolfenstein New Order ci pone quindi degli extra codici Enigma, collezionabili, riconoscimenti, beh, che non abbiamo ovviamente ancora sbloccato. Opzioni. Luminosità. Nuova partita. Allora, ovviamente come nel precedente anche qui abbiamo la difficoltà. Ah, e quindi in base alla difficoltà cambia il volto di Blazkowicz. Una cosa carina che hanno messo. Posso giocare, papà? Non farti male, fatevi sotto. Sono il mietitore Huber. Beh, facciamo fatevi sotto, dai. Ok. Allora, dice di inserire il disco 2, perché comunque Wolfenstein New Order, boh, non so perché o come mai, probabilmente perché per la quantità dei dati, della pesantezza, insomma, del videogioco, lo hanno fatto su quattro dischi. Quindi il primo disco serve per l'installazione e richiede molto tempo l'installazione. E quindi per cominciare a giocare bisogna inserire il disco 2. Ok, mettiamo il disco 2. Ok. Adesso io sento odore di grigliate. Sento i bambini. E vedo qualcuno. Credo di vedere qualcuno. Queste cose non sono per me. Mi muovo su motori rombanti, tra guerrieri. Veniamo dalla notte. Ok. Mar Baltico, vicino alla costa della Germania, 1946. Occhi aperti, Blazkowicz. Tu resta di guardia. Io devo andare in fissa. Merda! No. Cazzo. Blazkowicz, torna sul ponte di volo e blocca il tubo del carburante del motore 6. Dunque, dopo la
un breve filmato introduttivo. Ci troviamo su su un aereo. Scendi al ponte di volo e cos'è? trova il modo Probabilmente di un attacco aereo. Motore 6, Blaskovic. Nel 1946, quindi siamo praticamente verso la fine della seconda guerra mondiale. Ok, allora start, cosa abbiamo? Riprendi, ricevello, no, select. Ah, ok, qui abbiamo il menu introduttivo, menu di opzioni. Capitolo 01, in complesso di Dead Sad, blocca il tubo del carburante. Dead Sad. Ah, Dead Sad praticamente era il nemico del precedente Wolfenstein, quindi che non abbiamo ucciso perché era scappato su un dirigibile. Quel pazzo con una lente, ok. 16 luglio 1946, stiamo perdendo la guerra. L'UOS mi ha mandato in missione sulla costa baltica della Germania, vicino al confine con la Polonia. Un assalto congiunto contro la fortezza del generale Wilhelmstrasse, alias Dead Sad. La mente dietro la mostruosa macchina da guerra nazista. Se riusciremo a fermarlo, forse potremmo ribaltare le sorti di questa guerra e io potrò chiudere un conto in sospeso. Ok, blocca il tubo del carburante. Il motore 6 perde carburante. Deve esserci un modo per fermare la perdita. Nulla di complicato. Talenti. Aumenta. Vabbè. Collezionabili. Tutorial. Gli attrezzi. Ah, qua. Vedi quel buco sul pavimento vicino alle fiamme? Per tre gira a destra, supera l'incendio e raggiungi il tubo del carburante. Poi blocca quel dannato infame. Getta il carico dall'aereo. Quindi B per abbassarci. Assaltare. Cosa c'è? I nazisti costruiscono superarmi. Londra, 5 luglio 1946. Secondo alcuni rapporti provenienti da Berlino, i nazisti starebbero costruendo un arsenale di superarmi da schiera sul campo di battaglia. La recente introduzione di tecnologia bellica avanzata ha cambiato il corso della guerra. Ma i comandanti alleati sono ancora sicuri di poter vincere la guerra entro la fine dell'anno. Ciò che i nazisti possiedono in termini di tecnologia militare viene compensato dalle loro carenze strategiche, ha commentato il comandante Wilkinson durante un'intervista di ieri. E questa cos'è? Ah, c'è una mappa. Ah, quindi con questa la mappa. Perfetto. Allora, dobbiamo gettare giù il carico. Un coltello. Torna alla cabina. Riprendiamo quota. Torna in cabina, Blaskovic. Ok.
che ci siamo liberati di tutto quel ben di Dio. Oh merda. Una statuetta che ricorda quella di Fallout. Come lo fa? Aia, aia, aia. Che è successo? Ah, siamo morti. Beh, cominciamo bene. Che diavolo. Era i nemici. Passa la torretta. Vai, vai. Mira precisa. Occhio agli alleati. Ah, devo entrare qua. Penso io, ragazzi. Sono un po' tardi, però, sti ai nazisti. Esatto. Sei ancora vivo, fortunato bastardo. Sei davvero un tipo tosto, porca puttana. Mayday, Voltur 1, rispondi, Voltur 1. Kit medico per te, Blasco, usalo. A che gioco stai giocando, vecchio bastardo? Contornome, qui è Voltur 1, siete troppo vicini, andatevene. Negativo, Voltur 1. Siamo in forza invernata inversa. Dobbiamo lasciare la formazione e tu devi cederci spazio, Fergus. Affermativo, Randall. Oh no. Blasco, ritira il radar. Tira la maniglia vicino alle spie appeggiate. Grazie mille, capitano. Non prende il vostro problema, Condornome. Vedo del fumo e del liquido dal vostro timone. Gli alettoni di Freeze sono andati. Già. Questo aggeggio è maneggevole quanto un frigorifero. Fergus, grazie per la... Oh, Condornome, rispondi! Condornome! Merda, è un trasporto troppe. Condornome, rispondi! Rispondi, Condornome! Qui, Condornome! Stiamo precipitando, sbaglio. D'accordo, ragazzo. Ascolta e presta attenzione. Ora, vedi la costa e il pilota? Sì, signore! Bene, voglio che tu l'afferri saldamente con entrambe le mani e tira di verso di te. Non ruotarla, mi raccomando, tieni la dritta e tirala verso di te. Ok, signore. Credo che funzioni, ci stiamo raddrizzando. Ok, soldato Wyatt, ti chiedo di fare ancora una cosa. Signore! Piazza un uomo alla porta laterale, avrete degli ospiti. Ricevuto, signore. Blaskovic, apri la porta della cabina. Dovrai tenerla aperta, poi segui le mie indicazioni. Ma... Sei pronto? Cos'è? Ci dobbiamo fare... Che cazzo fa? Oh! Ah, così.
E certo, quello lì se ne va e ci lascia qua da soli, così. Minchia, è entrato proprio dentro questo. Aia. Arrivederci. Grazie. Che cos'è? Già abbiamo cominciato neanche... E già due volte morti. No, non va bene, non va bene. Salta in corsa sul Condor 9. Uno sguardo inquietante. Bene ragazzi, grazie per averci salvati. Buongiorno a tutti. Cassetta medikit, ok. Immagino siamo arrivati. Prime luci dell'alba. 16 luglio 1946. Tutto è andato a puttane. La macchina bellica nazista avanza a ritmo incredibile. Non le stiamo dietro. Stiamo fallendo. Surclassati e superati. Nessuno sa perché. La gente è disperata. Non io. Devo vedere un vecchio amico e pareggiare i conti. Per ribaltare le sorti. Che cazzo è sta roba? Un cane metallo. Fergus sta chiedendo aiuto via radio, sarà meglio rispondere. Panzerhund. Il Panzerhund è uno dei primi prototipi di robot creati dall'officina del generale Detzed. È stato utilizzato per la prima volta sul fronte orientale, seminando il caos tra le forze russe mentre si faceva largo sul campo di battaglia. Fergus Raid. Ah, qui abbiamo tutti i personaggi del livello. Fergus Raid, nato e cresciuto nelle Highlands scozzesi, l'infanzia di Fergus Raid fu segnata dalla povertà e dagli stenti, portandolo a sviluppare fin da subito una visione cinica della vita. Il sarcasmo divenne per lui un raffinato strumento per affrontare la crudeltà del destino. All'età di 16 anni Fergus trovò lavoro nel cantiere navale di Glasgow, dove rimase finché non fu licenziato a causa della brutta depressione che negli anni 30 colpì la Scozia.
Dopo anni di stenti scoppiò la guerra e Fergus si trasferì a Perth, nel centro della Scozia. Lì si addestrò come meccanico d'aviazione, ma venne promosso a pilota a causa di una scommessa tra ubriachi. BJ Blazkowicz è un agente speciale dell'UOS, ufficio operazioni segrete, inviato in missione speciale contro il regime nazista. Attende impaziente un'occasione di vendetta nei confronti del generale Detzel per la morte del capo della resistenza Caroline Baker, avvenuta durante il loro ultimo incontro. Ah sì, Caroline Baker era nel precedente Wolfenstein, era il leader del circolo Kreisau. Se avete giocato il precedente Wolfenstein, lo saprete. Aerei alleati. La Royal Air Force e l'aeronautica americana si sono unite sotto il comando dell'UOS per attaccare il complesso di Detzed. Centinaia di aerei militari da trasporto carichi di truppe e rifornimenti, scortati dai caccia della RAF e dalla USAF per proteggerli dagli aerei nemici. Assalto a Baker Shore. L'assalto a Baker Shore è un ultimo disperato tentativo da parte dell'US di eliminare il famigerato generale Wilhelm Strassel, alias Detzed, il quale, secondo fonti interne al partito nazista, è la mente che si cela dietro il recente salto tecnologico dell'esercito tedesco. Fergus, com'è la situazione? Blazkowicz, direi che siamo nella merda fino al collo, intrappolati in un rottame con bestie infernali corazzate che cercano di mangiarci vivi. Non scherzo. Ho lo stesso problema. Sono rintanato in un rottame. Sei tu laggiù? Ehi, Wyatt, accendi la torcia! Blazko, vedi la luce? Wyatt, spegni la torcia! Sì, signore! Vi vedo. Che cosa posso fare? Non possiamo raggiungerla da qui. Siamo intrappolati. Se tu accedessi alla torretta della cabina di questo aereo, potresti uccidere la bestia. Le armi normali non la scalfiscono nemmeno. Puoi raggiungerci al moto? Se tieni la testa sotto la superficie, non avrai problemi. Bel piano, Fergus. Sto arrivando. Nuota fino alla torretta dell'aereo. Ok. Dunque, dovremmo farci strada. Cazzo devo fare? Cazzo.
tutorial. Ok. Però non dovevamo andare qua, immagino. Perché si abbassa la vita? Vabbè. Ah, ecco. Oh, cazzo è? Cazzo è sta roba? Puttana Eva. Ok. Raggiungi la squadra. Quindi questo è il complesso di Deathshead. Madonna. Che ci troviamo su una scogliera praticamente. Ci ha salvato! Capitano Blazkowicz! Calmati un po', ragazzi. Bene, Blasco! Senti il mio piano! D'accordo, ascolta. Ci sono tre postazioni con mitragliatrice in queste tre. Non possiamo avanzare. L'unità sarà massacrata. Quindi voglio che tu raggiunga queste trecce e metta fuori uso le mitragliatrici. Dovrai correre proprio nel mezzo come se avessi la morte alle calcagna. Noi ti copriremo da qui. Ricevuto. Metti questo. Ti aggiornerò dalla nostra posizione. Ragazzi, pronti al fuoco di copertura. Oh, finalmente un'arma. Raggiungi le trincee nemiche. Vorrei trovarmi di fronte a quel robot gigante, ma... Però... Non ho capito un cazzo, che dobbiamo fare? Entra nel bunker, devo entrare nel bunker.
Vediamo se c'è un ingresso. Sporgersi. Per guardare dietro gli angoli, oltre i ripari o sotto alcuni oggetti, come ad esempio automobili e scrivanie, puoi sporgerti restando in piedi o da accovacciato. Sparando i piedi dei nemici potrai farli cadere a terra, rendendoli incapaci di muoversi o farceli e facili prede. Tieni premuto e. No. Quindi per ora cosa abbiamo? Questa è la mappa. Ce l'abbiamo sopra sto robot. Devo dire che in questo nuovo Wolfenstein i soldati sono tutti più. I nazisti sembrano più tecnologici. Tecnologicamente più avanzati. Hanno delle armature più futuristiche. Devo entrare nel bunker, vediamo se c'è un. Allora, quindi siamo qua. Ok. Vabbè ragazzi, il video finisce qui, dai, commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo.